Adesso. Ok, buonasera, facciamo oggi un ripasso veloce sui punti principali che riguardano da stasera in poi. In effetti abbiamo già studiato tutti questi argomenti, però visto che abbiamo sparso la halakhot per varie lezioni, cerchiamo di concentrare tutto in questa lezione, le cose diciamo più pratiche, più veloci. Allora, stasera l'abdikat chametz, la ricerca dopo il tempo dell'uscita delle stelle, vuol dire verso le 8:30. L'abdikat chametz si fa dopo aver finito di pulire la casa, dopo che abbiamo la supposizione che la casa sia pulita, dobbiamo accertare questa cosa attraverso l'abdikat. L'abdikah è l'inizio dell'eliminazione, per cui l'abdikah viene fatta con la bracha di Al-Bi'ur Chametz, ovvero per eliminare il Chametz, anche se effettivamente, come abbiamo spiegato, non ancora eliminiamo, però l'eliminazione viene attraverso la ricerca. Tutto ciò che troviamo e non desideriamo di mangiare fino a domani mattina, bisogna mettere da parte per bruciare. La ricerca può essere effettuata da più persone contemporaneamente per facilitare, per velocizzare la ricerca, quindi tutti i maggiorenni della casa, uomini, donne, maschi, femmine, possono partecipare, ognuno può prendere una parte della casa, in questo caso uno di loro, piuttosto il capofamiglia, fa la bracha al biur chametz, gli altri rispondono amen e poi si dividono per la casa. Per fare la ricerca. Una volta terminata la ricerca, si raccoglie tutto ciò che abbiamo trovato. C'è l'usanza di distribuire 10 pezzi, ok? Perché così sicuramente troviamo qualcosa. Una volta terminiamo la ricerca, facciamo la dichiarazione dell'annullamento del Hametz non trovato. Abbiamo fatto il nostro possibile, il nostro meglio. Abbiamo ricercato il Chametz, ciò che abbiamo trovato mettiamo per domani per eliminare, ciò che non abbiamo trovato, scusate, non so cos'è, ciò che non abbiamo trovato annulliamo e lo consideriamo come polvere della terra, ok? Ciò che non abbiamo trovato, attenzione, l'annullamento della sera riguarda solo il Chametz che non è stato trovato. Ciò che è stato trovato, abbiamo due parti. Una parte perché magari vogliamo mangiare ancora stasera o domani mattina, e una parte quello che abbiamo trovato e vogliamo bruciare. Ok? E così andiamo avanti il giorno dopo, domani mattina. Domani mattina alle 9 facciamo Shacharit su Zoom, poi vi mandiamo i link se non è stato inviato, non ho fatto in tempo a controllare. Facciamo alle 9 Tfilat Shacharit tutti insieme e subito dopo facciamo Siyum HaSeder per i primogeniti che vogliono interrompere il digiuno. Quindi questo sarà domani mattina con il Siyum. Scusate. Nairobi. Sì, è quello. Sì, anche quello. Sì, grazie. Ari, voleva anche Agador, vedi. Chiedi a lui quanto ha bisogno perché ci sono quelli fotocopiati. Scusate. Allora, così facciamo domani mattina Siyum HaSeher per tutti quelli che hanno studiato nelle ultime settimane, hanno studiato Masechet Moed Katan, facciamo Siyum e così possono interrompere il digiuno. Ok, questo per quanto riguarda domani mattina, la prima fase è questo per interrompere il digiuno dei primogeniti. Poi dopo abbiamo una scaletta di orari. Il primo orario è l'orario fino al quale si può mangiare Chametz, ok? Abbiamo già spiegato che i primogeniti, anche se interrompono il digiuno, hanno l'usanza di non mangiare più Chametz, quindi possono mangiare altre cose. Quelli che mangiano Chametz possono mangiare entro le 10:23, la fine della quarta ora del giorno alle 10:23. Fino a quel momento si può mangiare, ok? Dopo quell'orario non si può più mangiare, ma si può continuare ancora a beneficiare, ovvero regalare, vendere, effettuare la vendita del Chametz. È tempo per eliminare ciò che vogliamo eliminare. Abbiamo ancora un'ora in più, circa un'ora in più, vuol dire entro le 11:39
il chametz deve essere già completamente al di fuori della nostra proprietà, o consumato, o eliminato, o venduto entro le 11:39. Ok? Questo è il tempo in cui comincia il divieto di possedere chametz. Mangiare, come abbiamo detto, ancora un'ora prima, possedere è dalle 11:39. Ok? Dal pomeriggio verso le 5 non si può mangiare una seuda importante, perché bisogna arrivare la sera con abbastanza appetito per mangiare matzah, mangiare marò, tutto ciò che dobbiamo mangiare. Ok. Bene, arriviamo alla sera, l'entrata del Chag, abbiamo l'entrata del Chag, l'accensione delle candele, se non sbaglio verso le 7:30, 39, se non sbaglio, adesso non ho qui il calendario, comunque viene pubblicato l'orario dell'accensione delle candele. Comunque il seder deve iniziare dopo l'uscita delle stelle, perché deve essere l'El Pesach, deve essere la notte, quindi bisogna aspettare verso le 8:35 per iniziare il seder, visto che le mitzvot del seder incominciano dal Kiddush, che è il primo bicchiere, quindi bisogna aspettare l'uscita delle stelle. Mentre per il secondo seder, il giorno dopo, giovedì sera, per il secondo seder non bisogna aspettare fino alla notte, fino al buio, si può iniziare ancora prima. Quanto prima? Dal tempo chiamato Plaga Mincha. Okay? Da Plaga Mincha possiamo iniziare, passare dal primo giorno di Pesach al secondo. Il Plaga Mincha è esattamente alle 7 di sera. Quindi dalle 7 del giovedì, 7 di sera, si può cominciare a apparecchiare, accendere le candele, apparecchiare il tavolo, preparare tutto ciò che serve per il seder e iniziare ovviamente anche il secondo seder. Non bisogna aspettare le 8:35 come nella prima sera. In entrambe le sere, sia nel Kiddush che nell'accensione delle candele, si fa la bracha di Shehecheyanu. La cosa più facile è che ci ricordiamo che il primo giorno e il secondo giorno sono identici a tutti gli effetti, soprattutto per quanto riguarda il Lela Seder, tutto è uguale, non cambia niente tra la prima e la seconda sera, compreso anche la Berakha di Shehecheyanu. Poi durante il Seder abbiamo le mitzvot, come abbiamo studiato, mangiare matzah, mangiare marò. Ci sono tre tappe in cui dobbiamo mangiare matzah: quando facciamo la Berakha di Amotzi, Amotzi lechem min haaretz al achilat matzah. Questa è la prima tappa. La seconda tappa è quando facciamo Korech insieme al Marò. E la terza tappa, la Fikoman. Abbiamo spiegato che nel caso in cui uno non riesce, per motivi di salute, per motivi di impossibilità, non riesce a mangiare tanta matzah, può ridurre la quantità di kazait al posto di 28 grammi, di prendere una misura ridotta di 17 grammi. Ok? Meno di 17 grammi uno non può fare la bracha di al achilat matzah. La stessa cosa per quanto riguarda il Marò, ok? E uno che non riesce a mangiare tre quantità di matzah, come abbiamo visto, tre punti in cui dobbiamo mangiare matzah, è meglio che mangi la matzah con la bracha di Elachilat Matzah, quella della Fikoman, che quella è considerata la più importante. Quindi in questo caso, quando fa Birkat HaMotzi e mangia solo un pezzettino, poi lascia la quantità di kazait per la Fikoman. Ok, questo è per quanto riguarda mangiare matzah. Mangiare maror, abbiamo due tappe per mangiare maror: uno, quando facciamo la bracha di al achilat maror, un kazai di maror, di nuovo a priori 28 grammi, a posteriori per uno che non riesce almeno 17 grammi. La prima volta va intinto nel charoset, ma in modo simbolico, perché bisogna sentire più il sapore del maror che il sapore del charoset, quindi deve essere una quantità inferiore simbolica. Mentre nel Korech, che c'è la seconda quantità di Maror insieme alla Matzah, lì possiamo mettere Charoset a volontà, quanto vogliamo, non c'è un limite. Abbiamo anche il Karpas da mangiare, il Karpas bisogna mangiare meno di Kazait, quindi una piccola quantità per ciascuna persona. Okay? Queste sono le cose principali. Ovviamente, quattro bicchieri che abbiamo ricordato prima: il primo è quello del Kiddush, il secondo è alla fine della lettura, prima della Netilat Yadayim, il terzo è insieme alla Birkat Hamazon, e poi appena dopo la Birkat Hamazon si fa Borei Pri HaGefen e si beve.
il quarto bicchiere è alla fine, al termine del seder. Quindi per il primo e per il terzo bicchiere si fa la bracha di Borei Pri HaGefen, mentre per il secondo e per il quarto bicchiere non si fa la bracha di Borei Pri HaGefen. Ecco, questo per quanto riguarda l'Ela Seder. L'Ela Seder deve essere terminato, e per la precisione la Ficoman, che è la prima, cioè l'ultima tappa, diciamo, indispensabile del Seder, deve essere fatta entro la metà della notte. La metà della notte quest'anno viene alle ore 1:35, se non sbaglio. Quindi entro le 1:35 uno deve già mangiare, terminare di mangiare. Un attimo che controllo. Penso che deve essere 1:30 notte. 1:25. 1:25, sì, 1:25, scusate. Alle 1:25. Entro l'1:25 bisogna mangiare già la Ficoman, perché c'è la regola che dice che tutte le mitzvot, che anche se teoricamente il loro tempo è tutta la notte, bisognerebbe a priori farlo entro la metà della notte per non rimandare. A posteriori, se uno non ha fatto in tempo per motivi di impossibilità, oppure magari il seder è stato prolungato troppo, non si è accorto che è passato, non è che ha perso la mitzvah, ma può mangiare la Ficoman anche dopo la metà della notte, entro l'alba. Ricordiamoci che dopo aver mangiato la Ficoman non si può più mangiare niente, deve essere l'ultima cosa che mangiamo durante l'Ela Seder, perché il sapore della matzah deve rimanere in bocca fino al mattino dopo. Per cui si usa anche non lavare i denti in quella sera. Quindi mangiare non si può. Bere invece si può, perché infatti comunque beviamo anche ancora il terzo e il quarto bicchiere dopo la Ficoman, che li beviamo, quindi bere si può, mangiare no. C'è chi usa nella prima sera di Pesach, dopo il seder, quando vanno a dormire, c'è chi usa a non leggere la Kiriyat Shema, ok? Perché la Kiriyat Shema c'è alla metà. È una Kiriyat Shema che viene per la protezione, per protezione, mentre la sera di Pesach viene chiamata Lel Shimurim. Lel Shimurim, una notte di protezione, quindi abbiamo già la protezione e non abbiamo bisogno di una protezione ulteriore. Abbiamo già una protezione maggiore e superiore, quella di Lel Shimurim, di Lel Pesach. Però attenzione su questa cosa. Questo vale solamente se uno fa tfilat arvit e fa Kriyat Shema di arvit dopo l'uscita delle stelle, vuol dire dopo le 8:30, dopo le 8:35. Se uno, e di solito noi facciamo tfilat arvit prima del tempo, comunque lo Shema, i tre brani dello Shema, bisogna leggerli, perché questo non è per il motivo di Kriyat Shema, cioè la mità, il motivo della protezione, ma semplicemente perché la Kriyat Shema va letta una volta al mattino e una volta alla sera. E se uno anticipa tfilat arvit, e questo vale per tutti i giorni dell'anno, se uno anticipa tfilat arvit, come facciamo di solito d'estate, la Kiriyat Shema deve rifarla appena arriva il buio. Di solito, durante l'estate, abbiniamo la Kiriyat Shema che dobbiamo fare la sera con Kiriyat Shema Shel Amitah, perché arvit la facciamo prima. Quindi in questo caso, l'Ela Seder, visto che probabilmente la tfilat arvit la facciamo prima dell'uscita delle stelle, perché alle 8:30 vogliamo iniziare il seder, quindi probabilmente uno prega alle 7:30, alle 8 uno già fa tfilat arvit. In questo caso deve, dopo il seder o durante il seder, deve leggere i tre brani dello Shema, ok? Non bisogna leggere tutti i brani di Kriyat Shema Shel Amitah, ma bastano i tre brani della Kriyat Shema, come facciamo tutte le sere, tutte le tfilot, come tfilat Shacharit, o come tfilat arvit. Bene, questo è per quanto riguarda l'Ela Seder. Ci sono delle domande fino a qui? Bene, allora procediamo e facciamo un riassunto di quello che succede dopo. Il giorno dopo abbiamo, nella tfilat Shacharit abbiamo Alel e Alel Shalem, e a proposito Alel Shalem abbiamo già nella tfilat arvit di Lel Pesach. In entrambe le sere abbiamo Alel Shalem con la bracha, e l'Alel viene riletto per la seconda volta anche durante l'Ela Seder, nella lettura della Gadà,
E per la terza volta nella tefillah Shacharit, quindi sia per il primo che per il secondo giorno. Quindi alla fine leggiamo 3 volte l'Alel. Viene letto l'Alel nella tefillah Shacharit, Alel Shalem con la Bracha Ligmoret Alel. E poi dopo, ovviamente, visto che purtroppo non possiamo venire al Tempio, dobbiamo fare la tefillah tutta come se fossimo al Tempio, tranne la Chazarat, la Nikkadishim. Quindi sarebbe giusto che uno dopo tefillah Shacharit, dopo Alel, lega il brano della Torah che avremmo dovuto leggere al Tempio, che sarebbe, potete trovare nei Sidurim, la lettura del primo giorno di Pesach e poi venerdì la lettura del secondo giorno di Pesach. Ok? E questo è per quanto riguarda la lettura della Torah. E nella Tfilat Musaf cominciamo a dire Morid Atal, nella Tfilat Musaf del giovedì del primo giorno di Pesach, da lì cominciamo a dire Morid Atal. Mentre Barechenu incominciamo da Mozzei Shabbat. Abbiamo giovedì, venerdì, Shabbat in cui non abbiamo le tfilot con le berachot, con le richieste come i giorni feriali. Quindi la prima tfilà disponibile che possiamo invertire dalla versione invernale a quella estiva è a Mozzei Shabbat. Ok. Bene, questo è per quanto riguarda Barechenu e per quanto riguarda Morid Atal, che incominciamo da giovedì a Tfilat Musaf. E giovedì sera, sempre al momento dell'uscita delle stelle, facciamo la Sfirat HaOmer. Incomincia il periodo dei 49 giorni della Sfirat HaOmer fino a Chag HaShavuot. La Sfirat HaOmer deve essere fatta sempre di sera, di notte, vuol dire in questi giorni alle 8:35, e poi più avanti l'orario viene anche posticipato ancora più tardi. Per i primi giorni sono circa le 8:35, quindi se uno inizia il seder prima delle 8:35, può iniziare, non deve aspettare per fare Sfirat HaOmer, può iniziare il seder, però come abbiamo detto, uno deve ricordare, deve chiedere agli altri partecipanti che ognuno chieda ad un'altra persona di fargli ricordare, perché in questo modo abbiamo più probabilità di non dimenticare, perché altrimenti, visto che è una mitzvah che non la facciamo frequentemente e quindi ha un tempo preciso che dobbiamo fare, è meglio, bisogna mettere un shomer, qualcuno, una promemoria, in questo caso la promemoria può essere tramite un'altra persona che ci fa ricordare quando arriva il tempo, quindi interrompiamo in questo caso la lettura della Haggadah quando arriva l'orario della Sfirat HaOmer e facciamo la Sfirat HaOmer. La Sfirat HaOmer va fatta sempre in piedi, ok? Tutte le sere va fatta in piedi. Ecco, questo per quanto riguarda la sera, giovedì sera, ok? Prima del secondo seder. Venerdì, il giorno di venerdì, il secondo giorno di Pesach, è uguale al primo giorno, anche l'Alel e Alel Shalem, ormai siamo già con Morid Atal dal giorno prima, ok? Venerdì possiamo cucinare e preparare tutte le cose che servono per Shabbat, visto che abbiamo fatto alla vigilia di Chag, domani, mercoledì, l'Eruv Tavshilin. L'Eruv Tavshilin è quella soluzione che ci permette di continuare a mangiare a venerdì, anche se è Chag, possiamo continuare a cucinare e a preparare tutte le cose che servono per Shabbat. Okay? Visto che normalmente da Yom Tov non si può preparare Shabbat, però se si fa Eruv Tavshilin si può fare, e l'Eruv Tavshilin si fa, è molto semplice, domani, durante la giornata, piuttosto verso il pomeriggio, un cibo cotto. Si usa di solito a prendere un uovo sodo e un pezzo di pane, in questo caso una matzah, ok? Su questo si fa la bracha Asher Kiddushanu Metzotah Lezionu al mitzvat Eruv, potete trovare nei Sidurim, e poi subito c'è la dichiarazione che si può fare in qualsiasi lingua, ok? Nel Sidur viene riportata la versione in aramaico, ok? Però uno può farlo in ebraico, può farlo in italiano, in qualsiasi lingua. Il concetto di questa dichiarazione è che dice: con questo inizio che ho cucinato oggi, vuol dire la vigilia del Chag, mi sarà permesso di fare tutte le operazioni necessarie per cucinare, per accendere il fuoco, per accendere le candele, da venerdì per la necessità di Shabbat. Questa è la dichiarazione, il senso della dichiarazione che si fa appunto in ogni lingua. Con questo abbiamo il permesso di cucinare. Quindi venerdì possiamo cucinare per Shabbat, ok? Ciò che abbiamo fatto
quel piatto che abbiamo preparato per le Rutashilin, con l'uovo e con la matzah, va tenuta, quel piatto va tenuto per Shabbat, preferibilmente mangiarlo il giorno di Shabbat, ok? Vuol dire quello che abbiamo preparato per le Rutashilin. Il giorno di Shabbat lo mangiamo, ma per forza deve essere a Shabbat perché la dichiarazione, cioè la soluzione è questa: cominciamo a preparare, a cucinare da mercoledì, la vigilia del Chag, per Shabbat. Quindi questo cibo è destinato, deve essere consumato a Shabbat. Ok? Questo per le Rutashilin. Lo mangiamo a Shabbat, preferibilmente appunto durante il giorno. Se uno vuole mangiarlo la sera, ancora va bene, però è meglio mangiarlo il giorno di Shabbat. Il giorno di Shabbat, Shabbat Chol HaMoed, il brano della lettura non è la parasha della settimana come tutte le settimane, ma il brano è di Shabbat Chol HaMoed che potete trovare nei Sidurim, questo è il brano della Torah. E da Shabbat fino alla fine di Pesach, ogni Tfilat Shacharit si aggiunge Alel, ma si aggiunge senza la Berakha, vuol dire Alel non completo. E in più, nella Amidah, bisogna aggiungere sempre Yaleh Veyavo. La Tfilat Musaf di Shabbat non è più Tfilat Musaf di Shabbat, ma è Tfilat Musaf di Shalosh Regalim con l'aggiunta Et Yom HaShabbat. Però la Tfilat Musaf non è più Tfilat Musaf di Shabbat, ma Musaf di Shalosh Regalim. È la stessa cosa anche per tutto il resto del Chag, tutti i giorni, dal primo all'ottavo giorno, abbiamo anche Tfilat Musaf, Musaf sempre di Shalosh Regalim. Mentre le Tfilot di Chol HaMoed sono Tfilot, quelle della settimana, okay, ovviamente senza Tachanunim, e con l'aggiunta di Yaleh Veyavo, e non dimentichiamo che da Mozzei Shabbat bisogna dire Barechenu nella tfila al posto di Barechalenu. Queste sono le aggiunte principali della tefila. Tfilin ovviamente non si mette durante il Chol HaMoed, solo il Tallit. Queste sono le regole principali. Abbiamo inviato anche a tutti voi, tutti quelli che sono associati alla chat, abbiamo inviato il calendario con tutti gli eventi previsti, magari aggiungiamo qualcosa con il tempo, e tutti gli appuntamenti, tutte le cose che dobbiamo fare, tutti gli orari per tutti i giorni, per tutto il Chag HaPesach. Speriamo che tutti noi passeremo un Pesach buono, sereno, felice, che Be'ezrat Hashem, questa volta quando reciteremo la frase che conclude il Seder Leshana Abba Yerushalayim HaBnuya, avrà un significato molto molto forte, e speriamo che faccia effetto anche lassù, che Be'ezrat Hashem l'anno prossimo potremo veramente gioire Pesach come si deve. Leshana Abba Yerushalayim HaBnuya. Ecco. Amen. Radiacomo una domanda. Sì. Durante Chol HaMoed, la lettura della Torah, che lettura è? La lettura troviamo nel Sidur ogni giorno di Chol HaMoed, c'è un'altra lettura, c'è il primo giorno, il secondo giorno, quindi Shabbat e Shabbat Chol HaMoed, poi vediamo, seguiamo domenica sarà il quarto giorno di Pesach, poi lunedì il quinto giorno di Pesach, poi martedì il sesto che sarebbe la vigilia di Shvi'i Shel Pesach, e poi c'è Shvi'i Shel Pesach e l'ottavo. Quindi nei Sidurim di L'ottavo Pesach. giorno, c'è anche l'ottavo giorno, perché l'ottavo giorno è quello che per quelli che sono fuori Israele, no? Esatto, sì. C'è nessuno per l'ottavo giorno? Sì, c'è per l'ottavo giorno. C'è nel Ok, va Sidurim, bene, c'è perfetto. ottavo giorno per quelli che sono all'estero. Ok? In tutti i Sidurim ci deve essere. Sì. La mitra, non si legge tutta, solo i tre brani. Anche la seconda sera, Si usa nella prima, no, nella prima. Questo si usa nella prima, solo nella prima. prima i tre brani, la Sì. seconda sera si legge tutta. Tutto, tu sì. Esatto. Cosa bisogna fare con l'ULAV? Lulav, quest'anno non possiamo bruciarlo alla vigilia di Pesach perché non abbiamo la possibilità, lo teniamo. Io ho detto prima, magari all'Ag Baomer facciamo una festa, speriamo che fino a là, Be'ezrat Hashem, potremo già riaprire, ritornare al tempio e lì potremo anche bruciare l'ulav. Comunque non è chametz, non c'è problema di tenerlo a casa, non bisogna buttarlo. Non c'è nessun problema di tenerlo. Ok.
Bene, auguro Chag Sameach a tutti. Spero di vedervi domani mattina nella Tfilat Shacharit e poi Siyum Masechet. E comunque domani pomeriggio alle 7 facciamo Tfilat Mincha tutti insieme, così ci salutiamo prima di staccarci per 3 giorni. Ci salutiamo tutti. Il link da domani mattina, il link non sarà questo, ma sarà un altro che vi mandiamo, probabilmente vi è stato già inviato. Quindi il link cambierà, perché questo link è limitato, invece l'altro abbiamo un altro che è illimitato per il numero delle persone e anche per il tempo, per la durata del tempo, visto che abbiamo le tefillot di Chol Hamoed che sono un pochettino anche più lunghe, abbiamo bisogno di un altro, di un'altra connessione da domani mattina, Bezrat Hashem. Ok, quindi ci vediamo presto. Chag Sameach a tutti.